Cari amici del Leone, benvenuti nella vostra lettura per l'anno 2022. Vediamo come vi va questo anno a livello di energie, un po' in modo generico. Vi ricordo sempre che nella descrizione sotto il video trovate le indicazioni per richiedere un consulto privato oppure il vostro tema natale personalizzato che è valido per un anno da quando lo richiedete. Allora, qui con questa carta della ruota l'anno parte a gennaio con qualche cosa che è già cambiato nella vostra vita. Se non è successo alla fine del 2021, succederà sicuramente durante questo mese di gennaio, ovvero voi comincerete a tirare fuori le vostre capacità, soprattutto se magari lavorate in proprio, se avete dei talenti artistici e comincerete finalmente a capire come concretizzare queste vostre qualità, queste vostre idee e renderle fruttuose a livello economico. Finalmente avete tirato fuori la grinta, siete ambiziosi e non vi accontentate più di tutti i lavoretti magari che avete dovuto fare fino ad ora per vivere praticamente. E qui anche a livello affettivo, riuscite, se siete single, ad attirare la relazione che desideravi. Oppure se sei già in coppia, caro amico del Leone, qui le cose vanno benissimo, qui c'è una grande attrazione fra di voi, quindi le cose proseguono in modo felice. Quindi qui già l'anno parte promettente, nel senso che avete fatto un buon cambiamento, soprattutto interiore, perché avete cominciato a capire come riuscire a rendere concrete le vostre idee astratte, i vostri talenti, anche artistici se ne avete. Infatti poi abbiamo questa bella temperanza per il mese di febbraio, ovvero che siete riusciti a trovare un buon equilibrio a livello lavorativo e quindi qui il vostro progetto ha preso piede, è iniziato, avete iniziato questa nuova impresa oppure questo nuovo lavoro e non è da escludere assolutamente che questo vi possa anche portare a dovervi spostare, a dover viaggiare e non solo nel territorio nazionale, magari anche all'estero. Quindi qui sicuramente c'è una fioritura a livello lavorativo nella vostra vita. Per quanto riguarda l'ambito affettivo, diciamo che vi sentite completi, quindi se avete una nuova relazione, cominciate a sentirvi veramente bene con questa persona, vi sentite compatibili con questo partner, mentre per quanto riguarda le coppie, qui è un po' come se avete già fatto un sacco di cose insieme, praticamente adesso o le rifate da capo, magari cercando di apportare qualche piccola modifica alla vostra routine di coppia, oppure voi amici del Leone sarete più portati ad avere l'attenzione sul lavoro piuttosto che su una relazione che magari si ripete un po' da sempre. C'è comunque in voi una sensazione di completamento durante questo febbraio, quindi come se finalmente tutto riuscisse a girare nel verso giusto e riuscisse a darvi quel senso di pienezza, di completezza in cui non sentite davvero che vi manca più niente. E con questa carta del sole per il mese di marzo direi assolutamente che la situazione continua con il solito leitmotiv dei 2 mesi precedenti, ovvero avete avuto pazienza in passato, siete stati molto saggi e finalmente c'è questo nuovo ciclo a livello lavorativo che è iniziato e che sta proseguendo bene. Mentre a livello affettivo, qui i single hanno sicuramente qualche nuova frequentazione che li galvanizza molto, è elettrizzante, frizzante, è alla luce del sole, è genuina, è spontanea, quindi è una bellissima novità. Mentre per tutte le coppie che magari nel mese precedente di febbraio si erano un pochino annoiati, ecco che vi verrà in mente sicuramente di fare qualche viaggetto insieme, quindi qualche cosa di diverso dal solito, provare ad andare magari in un posto dove non siete mai stati. Comunque abbiamo anche per marzo una situazione buonissima in cui tutto scorre liscio e siete contenti di quello che avete impostato nella vita e di come sta proseguendo. E anche il mese di aprile direi che non è da meno. Allora adesso qui per tutte le persone che si sentivano
molto legate alla famiglia di origine e che questa famiglia di origine, con tutto questo, questa responsabilità, magari o anche affetti, per carità, però vi toglieva un po' la libertà di azione. Ecco che ad aprile capirete qual è il vostro posto nel mondo e quindi qualcuno di voi potrebbe anche prendere un pochino le distanze dalla famiglia di origine per riuscire a sentirsi veramente una persona completa. E sarà una scelta giusta comunque perché non succederà niente di grave e voi vi sentirete finalmente un pochino più adulti, un pochino più deresponsabilizzati nei confronti magari di un genitore oppure di altri parenti che vi hanno assorbito le energie per un eccesso di responsabilità nei loro confronti. Quindi qui non è neanche da escludere il fatto di magari andare a spostarsi un pochino più lontano da mamma e papà. Le cose proseguono benissimo anche in coppia, quindi qui veramente c'è tantissima chimica, l'attrazione alle stelle, in particolar modo se questa è una nuova frequentazione, qui veramente c'è passione, è tutto fantastico, meraviglioso, quindi questo mese di aprile è un'ulteriore conferma, della piega positiva che ha preso la vostra vita. Nel mese di maggio sarete ancora più convinti e sicuri di voi stessi nel portare avanti il vostro progetto lavorativo, esattamente così come ce lo avete in mente. La carta del diavolo qui ci viene a dire che potrebbe esserci qualcuno un pochino più anziano di voi che cercherà di farvi qualche problema, mettervi qualche bastone fra le ruote, però voi sarete così sicuri di voi stessi che andrete a dritto, non ve ne curerete proprio. Mentre a livello affettivo, qui se magari c'è il partner con cui state che ha voglia un pochino di discutere con voi perché vi vede un pochino troppo presi dal lato lavorativo piuttosto che da quello affettivo, voi invece lo terrete alla larga perché non volete assolutamente essere stressati, quindi non volete problemi a livello mentale che poi magari vi possano distrarre dai vostri progetti. Quindi per tutte quelle coppie che durante questo periodo di maggio del 2022 magari hanno a che fare con un leone e gli vogliono rimproverare qualche cosa, sappiano che il leone proprio non ne vuole sapere di discutere. E se è questa la strada su cui lo volete portare, il leone vi dirà no, grazie, preferisco pure stare da solo. Ecco che poi nel mese di giugno, se magari a livello affettivo il vostro partner non era riuscito a innervosirvi e a farvi sfogare qualche litigata, a giugno ci proveranno invece nell'ambito lavorativo a farvi saltare i nervi. Quindi qui voi sarete un pochino nervosi, magari ci può essere qualche discussione con dei colleghi se collaborate con qualcuno, oppure dei clienti se voi lavorate da soli. Sarete un pochino indispettiti, ecco, da come gli altri si rivolgono a voi, da come magari possono essere maleducati, possono essere pesanti oppure arroganti. Quindi diciamo che scansato un problema nel mese precedente a livello affettivo, ecco che ve lo dovete praticamente un pochino rivedere nell'ambito lavorativo nel mese dopo di giugno. E questo invece sarà un campo che vi farà saltare un pochino i nervi perché voi non avete voglia di discussioni proprio da nessuna parte, soprattutto poi in un ambito da cui dipende, la vostra sopravvivenza, ecco. Mentre a livello affettivo torna la tranquillità, torna la sensualità fra voi e il partner. Quindi seguite l'onda di questo istinto affettivo che avete nei confronti di chi vi piace e non state più a cavillare, soprattutto neanche non era riuscito il partner prima magari a trascinarvi in qualche discussione, figuriamoci adesso, voi avete voglia di divertirvi, adesso inizia l'estate, quindi figuriamoci se avete voglia di discussioni, piuttosto seguite l'attrazione fisica e questo vale in particolar modo magari per chi è single, che si godrà comunque il momento senza stare a fare tanti piani per il futuro. Nel mese di luglio, invece, con questo imperatore, la stabilità torna nell'ambito lavorativo.
Avete avuto sicuramente delle sfide da portare avanti nei 2 mesi precedenti e adesso siete arrivati a una bellissima conclusione, avete vinto voi, avete successo e anche con tutte quelle persone che magari vi potevano aver creato qualche problema, ecco che invece, tornano buone e tranquille nei vostri confronti e manterranno le promesse che vi hanno fatto. Mentre questa carta della luna vicino all'imperatore qui ci dà un messaggio soprattutto per le energie femminili del segno che hanno a che fare con una nuova frequentazione di fare attenzione a questo imperatore perché non è molto affidabile, quindi nel senso che magari è una persona che vi vuole frequentare per un po' di tempo, però non pensiate che ha le idee di avviare una relazione stabile, quindi se volete portare avanti questa frequentazione fatelo senza aspettative. Mentre nelle coppie, se siete voi l'energia maschile del leone, qui avete un pochino dei dubbi magari su una relazione, non sapete benissimo che cosa pensare, soprattutto magari avete dei dubbi sul partner che vi stia nascondendo qualche cosa, insomma vi dovete un pochino chiarire. Se voi siete invece energie femminili, ecco che qui il vostro partner maschile sembra un pochino schivo, non vi dice veramente tutto quello che pensa, quindi ecco, cercate un po' di comunicare di più durante questo mese di luglio in coppia. Mentre per il mese di agosto il lavoro procede a gonfie vele, pure se avete avuto degli intoppi oppure dei fallimenti, vi rialzate alla grande, portate avanti le cose con successo e non vi può più rompere le scatole nessuno. Anche a livello affettivo, voi avete continuato a credere comunque nell'amore, quindi se avete avuto a che fare con una persona un pochino ambigua, gli avete dato il tempo di manifestarsi, di chiarirsi e quindi per gli single qui sicuramente durante questo mese c'è la possibilità di incontrare quello giusto, mentre in coppia si chiariscono molte cose. Il mese di settembre vi vede forse un pochino più dediti alle cose di casa, non nel senso che starete dentro casa, perché qui abbiamo la carta del carro. E quindi questo può essere un mese delle vacanze per voi, però siete un pochino più concentrati, diciamo così, a realizzare magari una bella casa, a decorarla in modo diverso, a dipingerla, a essere un pochino più creativi nei confronti della casa dove vivete. L'amore continua ad andare a gonfie vele, qui c'è amore, c'è sesso, c'è sensualità. Quindi va benissimo. Se siete energie femminili, in questo mese sarete particolarmente belle, particolarmente affascinanti. E anche settembre si riconferma un mese propizio per fare una nuova conoscenza per chi è single. Per il mese di ottobre, qua non ci sono delle novità a livello lavorativo, quindi voi vi adatterete alla situazione senza mettere altra carne al fuoco, lascerete scorrere le cose così come sono. Ed è esattamente anche l'atteggiamento che avrete nell'ambito amoroso, ovvero porterete pazienza. Non è questo il mese in cui vi va di fare delle cose nuove, di aggiungere delle nuove attività alla vostra vita, volete un pochino più di riposo. Nel mese di novembre qui voi avete un pochino di incertezza per quanto riguarda il vostro lavoro, perché le cose stanno continuando ad andare come nel mese di ottobre, ovvero non ci sono delle grosse novità e quindi volete cercare di trovare una nuova soluzione, una nuova strada, perché sentite di essere in un limbo dove le acque non si stanno muovendo. Ed è un po' questo anche l'atteggiamento mentale che avete nei confronti di un partner, ovvero qui le cose si sono molto, diciamo così, calmate, ecco, durante questi 2 mesi, ottobre-novembre, e voi magari cominciate a sentire di nuovo il bisogno di qualche cosa di eccitante da fare, qualche novità. E questo vi potrebbe portare a pensare, magari questa relazione non fa proprio per me, se comincio ad annoiarmi. Avete un pochino dei dubbi perché soprattutto il mese di novembre poi
È dominato dal segno dello scorpione che è in quadratura con il vostro, quindi le cose di solito durante questo periodo per voi rallentano molto. E a voi, amici del leone, che siete sempre così attratti dalle novità e così abbastanza energici nella vita, non piace stare senza fare niente. L'anno si conclude con questo dicembre rappresentato dalla carta dell'appeso, ovvero voi cercherete di smuovere le acque nella vostra vita, però fate attenzione a non incappare magari a livello lavorativo ed economico in qualche truffa oppure in qualche promessa fasulla che vi può portare delle incertezze e vi può togliere l'ottimismo. Quindi sarebbe meglio attendere ancora, quindi far passare pure questo dicembre in sordina per poi magari agire in un altro momento. A livello invece affettivo, qui c'è un ribaltamento della situazione, quindi se prima vi annoiavate in relazione, ecco che adesso torna di nuovo il benessere, mentre per chi era single trova l'amore, chi invece magari stava, diciamo così, un pochino troppo rilassato, un pochino troppo sereno in coppia, succederà qualche cosa che smuoverà le acque e che magari vi metterà addosso un pochino di incertezza su questa relazione che state vivendo, quindi vi farete la domanda se veramente la volete portare avanti. Con questa carta della Sibilla a fondo stesa che rappresenta gli uccellini, qui questa Sibilla ci viene a raccontare che per tutto l'anno qui ci saranno tantissime comunicazioni, indipendentemente dal fatto se voi vi sposterete oppure non vi sposterete, magari qualcuno di voi pensa sì, ma io non faccio tanta vita mondana, per esempio. Invece qui voi avrete per tutto il 2022 un sacco di chiacchiere, di comunicazioni con un sacco di persone diverse. Soprattutto magari possono essere persone che hanno più esperienza di voi, perché come abbiamo visto, la stesa ci racconta molto di un ambito affettivo che per la maggior parte dell'anno va alla grande. Solo negli ultimi 3 mesi dell'anno può essere un pochino rallentato il ritmo e questo vi potrebbe cominciare a far preoccupare, però non ci sono carte che ci danno indicazioni di rotture, indicazioni di problemi, di ostacoli grossi, semplicemente un rallentamento magari della vostra attività che voi prenderete con poco entusiasmo e con un pochino di pessimismo. Il lato affettivo segue praticamente l'onda di quello lavorativo, quindi come va bene il lato lavorativo, andrà bene anche quello affettivo. Soprattutto c'è questa grandissima attrazione, questa sensualità che correrà lungo tutto il 2022 nella vostra vita, quindi qui ci saranno delle relazioni belle interessanti. Dal momento che abbiamo avuto dalle carte l'indicazione che verso l'inizio dell'autunno la vostra attenzione si sposterà un pochino più sulla casa, ecco che la stesa nel suo complesso potrebbe anche indicarci il fatto che l'ultima parte dell'anno voi la dedicherete più a una situazione familiare e casalinga, quindi qua potrebbe essere magari una vostra attenzione verso la famiglia di origine o verso la vostra famiglia che già avete o che magari può iniziare durante questo 2022. Potreste veramente mettere su famiglia con un sacco di carte positive che avete che riguardano l'amore. Quindi nel suo complesso un anno molto positivo, amici del Leone, un anno in cui voi vi conquisterete il vostro posto nel mondo, nel vostro posto nella società. L'unica cosa è cercate di non farvi demoralizzare se qualcuno cerca di farvi nervosire, di dispettirvi oppure di crearvi dei problemi, succede a tutto, a tutti, quindi non vivetela male. Perché questo 2022 per voi, amici del Leone, è veramente positivo. Quindi io vi saluto, vi mando un bacio e godetevi questo nuovo anno.